Se state per acquistare uno dei classici caricatori a due uscite per caricare più velocemente le vostre lipo, dovreste considerare un'ulteriore opzione. Si tratta dell'Ultra Power UP9, è un caricatore che ha 4 uscite fino a 6S, ha anche un alimentatore integrato che arriva a un massimo di 100 watt, e per questo motivo lo ritengo adeguato solo a una certa fascia di utenti. Io sono Carmine, benvenuti sul mio canale. Se siete interessati all'acquisto di questo prodotto, io vi lascio il link in descrizione. Spostiamoci quindi sul banco e vediamo meglio di cosa si tratta. All'interno della confezione troviamo un manuale, il cavo per connetterlo, per utilizzarlo attraverso l'alimentatore integrato e ovviamente il caricatore. Vi faccio notare che le porte dei cavi bilanciatori hanno questo piccolo dente per far sì che non entri al contrario. Sul retro abbiamo sia l'input da 10 a 18 volt, corrente continua se volete utilizzare un alimentatore esterno, sia l'attacco per l'alimentatore interno, in questo caso si alimenta semplicemente attraverso il cavo in dotazione. Vi faccio vedere quindi come si utilizza. Per navigare all'interno del menu abbiamo a disposizione un pulsante. È una rotella, il pulsante serve per cambiare canale, adesso sono sul primo, secondo, terzo e quarto, vedete? E mentre la rotella, se cliccata singolarmente, vi fa entrare all'interno del programma di carica, scarica, eccetera. Se invece la teniamo premuta, entriamo all'interno delle impostazioni generali. Abbiamo il linguaggio, in cui non c'è l'italiano purtroppo, c'è l'inglese, c'è il tedesco, c'è il francese. Credo giapponese e cinese. Questo è il voltaggio minimo di input quando lo andiamo ad alimentare attraverso un alimentatore esterno, va da 10 a 12 volt. Capacity cut, semplicemente quando caricate per un totale di 15 ampere ora si stoppa da solo, è la stessa cosa per il tempo. La retroilluminazione ha 3 livelli e anche il volume, io in questo caso l'ho tolto del tutto. Ho collegato una lipo 6S da 1200, così vi faccio vedere un po' le impostazioni all'interno del programma di carica. Abbiamo ovviamente tutti i tipi di batterie, quindi lipo, litio ferrofosfato, lipo high voltage, le nickel metal idruro, nickel cadmio, che sono le classiche pile AA e AAA, le batterie al piombo e anche le ioni di litio. Le celle vanno da 1 a 6S, da come vi avevo già anticipato, e se andiamo a vedere le modalità di carica, scarica e storage, in realtà ci accorgiamo che non c'è la modalità di scarica. Questo perché in realtà lo storage fa anche da scarica. Infatti, se clicchiamo su storage, possiamo vedere che il voltaggio va da un massimo di 4,10 fino a un minimo di 3 volt per il programma lipo. Quindi in realtà possiamo scaricare le nostre lipo tramite il programma di storage, che in realtà è una cosa anche comoda secondo me. Mentre nel programma di carica vi faccio vedere che arriviamo fino a un massimo di 4,25 volt. Questo nel caso delle lipo. Se andiamo a vedere l'amperaggio è per tutti i programmi tra 0 e 1 e 5 ampere, indipendentemente dal programma che utilizzate. Vi faccio vedere quindi anche come poter caricare più di una batteria, quindi caricare su tutti e quattro i canali contemporaneamente. Basta cliccare una volta e dopodiché basta cliccare su ogni numero e selezionarlo o deselezionarlo. E in più per uscire da questo menu basta scorrere o verso l'alto o verso il basso. Quindi imposto 1,2 volt e faccio partire. Adesso vi faccio vedere che qui abbiamo la schermata con tutti i voltaggi di tutte le celle, arriviamo fino al millivolt. Il che è una cosa sicuramente positiva. Poi se scorriamo possiamo vedere i milliohm e si arriva fino al decimo di milliohm. E qui abbiamo la temperatura che non è mai troppo alta,
Poi ve ne parlerò meglio, e l'alimentazione che è di 17 volte nel caso utilizzate l'alimentatore interno. In questo caso non ancora ci fa vedere la resistenza interna perché abbiamo appena avviato il programma, quindi è normale che non ancora compaia. Ecco, è comparsa, quindi più in là vedremo che si stabilizzeranno un po' tutti intorno ai 4-5 milliohm. Ci vuole un po' di tempo per far sì che la resistenza interna segni dei valori corretti. Ma questo è assolutamente normale, su tutti i caricatori ci vuole un po' di tempo per far sì che la resistenza venga calcolata. Ecco, vi faccio notare che arriviamo al decimo di milliohm, ma in realtà già la misurazione della resistenza interna in sé è una misurazione abbastanza approssimativa che serve solamente a dare l'idea dello stato di salute della batteria. Se ad esempio appena la comprate avete 4 milliohm per cella, dopo 6 mesi ne avete 10, ovviamente quello è un sintomo della degradazione della batteria. Non è detto che una batteria che ha, non so, 8 milliohm performi di meno di una che ne ha 4. Questo non è assolutamente vero. Vi faccio vedere anche come si comporta quando andiamo a caricare 4 batterie contemporaneamente, e ve lo faccio vedere perché, date le dimensioni molto ridotte di questo caricatore, non è proprio comodo caricare 4 batterie contemporaneamente. Infatti, come vedete, batterie di queste dimensioni si fa difficoltà ad inserirle, però in realtà possiamo far stare il caricatore o in questa posizione, quindi con le batterie in piedi e il caricatore leggermente inclinato, oppure poggiamo le batterie e sopra ci poggiamo il caricatore. Questa, secondo me, è il modo più comodo di posizionare il caricatore perché, oltre ad averlo leggermente rialzato, quindi vediamo bene lo schermo, le griglie di areazione sotto non vengono tappate e quindi il dissipatore si può raffreddare più velocemente. E in realtà non abbiamo assolutamente problemi di temperatura, anzi sono gestite molto bene su questo caricatore. Infatti, oltre ad avere un dissipatore molto grande, sul retro c'è anche una ventola che butta fuori l'aria calda e quindi aiuta il dissipatore a raffreddarsi. Ecco, quindi seleziono adesso tutti i canali, tutti e quattro i canali a 1.2 ampere, e vi ricordo che per uscire da questo menu, se ci troviamo sull'ultimo numero, basta scorrere verso il basso, mentre se mi trovo al primo scorro verso l'alto. Quindi faccio partire la carica. In questo momento stanno caricando tutte e quattro le batterie contemporaneamente. Posso visualizzare i voltaggi di tutte le batterie scorrendo tra i canali, come tutti i caricatori ho il tempo, i milliampereora, ma vi faccio notare una cosa: perché qui c'è scritto 1.1 A e non 1.2 come avevo selezionato? Perché per caricare la batteria a questo voltaggio, cioè 23.2, sono necessari più di 25 watt. Infatti, se facciamo 23.2 per 1.1, otteniamo un valore prossimo a 25 watt. Perché 25 watt? Perché questo caricatore adesso lo stiamo alimentando con l'alimentatore interno. L'alimentatore interno arriva fino a 100 watt e divide la propria potenza su tutti e quattro i canali nel caso in cui stiamo caricando quattro batterie. Quindi in questo caso abbiamo un limite di 25 watt per canale. Però se ad esempio carichiamo 3 LiPo al posto di 4, i 100 watt si divideranno per 3, quindi avremo 33-34 watt per ogni canale. Invece il massimo che può raggiungere ogni canale è 50 watt, quindi anche se carichiamo una sola batteria non possiamo far arrivare un canale a 100 watt. Mentre se utilizziamo l'alimentazione esterna arriviamo a 200 watt, ma il limite per canale rimane sempre quello di 50 watt. Vediamo quindi come si comporta durante il processo di scarica. Scaricherò tutte e quattro le batterie contemporaneamente usando ovviamente il programma di
di storage, quindi seleziono 3 volte anche se non arriverò a tanto. E qui vediamo subito che il limite a cui arriva è meno 0,3 A, cioè il meno perché ovviamente stiamo sottraendo energia alle batterie, non la stiamo fornendo dato che le stiamo scaricando. Vedete, per ogni canale il limite è sempre 0,3 A. Però la temperatura, come vedete, si mantiene sempre, sempre molto bassa, 32 gradi, e vi dirò che non supererà mai i 45 gradi, molto raramente. L'ho visto solo una volta arrivare a 47 gradi. E grazie al fatto che riesce a gestire molto bene la temperatura, si è rivelato anche molto silenzioso. E la ventola parte piano piano sin dall'inizio del processo di carica o scarica che sia, e poi nel caso la temperatura aumenti aumenta anche la ventola, ma si mantiene comunque silenzioso. Cerco di farvi sentire com'è, anche se sarà difficile. Purtroppo non ha molto senso tentare di farvi udire quanto rumore faccia, però ecco, appena terminato la carica. Però vi posso dire che rispetto a quest'altro caricatore, secondo me è molto silenzioso. Ultimissima cosa che vi faccio vedere riguardo alla sicurezza: quando abbiamo una batteria in carica e stacchiamo il cavo bilanciatore, vedete, si ferma in automatico la carica e non succede nulla. In conclusione vi posso dire che sicuramente lo consiglio a chi utilizza batterie per i classici 5 pollici da freestyle, quindi 6S, 1200, 1300, e a maggior ragione se utilizzate droni che hanno batterie più piccole. In molti casi mi sono ritrovato in situazioni in cui non avevo tempo di caricare le lipo. E ad esempio con questo caricatore l'altro giorno ho caricato 8 lipo in un'ora e qualcosa, forse nemmeno un'ora, perché ovviamente dallo storage ci mettono molto meno a caricarsi. Quindi per questa recensione è tutto, spero di esservi stato utile e di avervi detto tutto al riguardo. Se avete domande lasciatele nei commenti. Vi ricordo che vi lascio il link in descrizione se siete interessati all'acquisto di questo prodotto. Iscrivetevi al canale, lasciate like e noi ci rivediamo alla prossima.